La mostra Svelare Presente, Arte e Impegno Sociale, sbarca a Cornier, rivelandosi una delle 10 tappe, quella inaugurale si è consumata ad ottobre nel capoluogo piemontese, che da qui sino all'aprile del 2023 porteranno alla ribalta quello che è un evento non solo culturale, fortemente voluto dalla CGIL Torino. Le sale dell'ex chiesa della Santissima Trinità in via Mieti Ignoto, sino al prossimo 20 novembre, faranno da sfondo un'iniziativa che prende spunto da due fatti che hanno unito la cronaca e la CGIL, ovvero la strage di Torino del dicembre 1922 e l'assalto alla sede nazionale del sindacato avvenuto appena un anno fa. Da qui è partita l'idea di bandire un premio coinvolgendo artisti contemporanei e realizzando come conseguenza l'evento espositivo che in questi giorni è approdato nel territorio canavesano. La presentazione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 11 novembre alla presenza di diversi ospiti istituzionali e anche diversi curiosi. Introdotti da Angelica Liotine, responsabile territoriale della CGIL, hanno via via preso la parola prima il sindaco Giovanna Cresto, accompagnata nell'occasione da diversi componenti dell'amministrazione comunale, il consigliere regionale Alberto Avetta, quindi Francesca De Laude, che si è occupata del coordinamento generale, nonché del curatore della mostra del catalogo Luca Motto. Diversi gli obiettivi che si pone la manifestazione, partendo dall'intento di non dimenticare i drammi del passato, ma allo stesso tempo realizzare un ponte con il mondo dell'arte e i suoi interpreti, raccontando una società dove non mancano disuguaglianze e incertezze. Thank you.